Domenica 5 marzo andrà in scena la Sagra Polentara a San Costanzo. Si tratta della sagra più antica delle Marche e si presenta con un programma ricco di appuntamenti e per tutti i gusti. Sicuramente la più antica sagra delle Marche. Dopo il fermo necessario di 3 anni torna la sagra tradizionale, quella che anticamente la prima domenica di Quaresima nei primi anni del secolo scorso, del 1900, i carrettieri, che sono insomma questi antichi corrieri trasportatori, donavano alla popolazione di San Costanzo proprio la prima domenica di Quaresima. Sono molto grato all'associazione turistica Proloco di aver riacceso questa bellissima tradizione nonostante le tante difficoltà, ma soprattutto che torno anche in una forma più nuova, più moderna, incominciando la distribuzione della polenta alle ore 12 della mattina e non solamente nel dopo pranzo. Chiaramente oltre al piatto tipico, insomma, ci saranno tante altre iniziative, ci sarà anche l'esibizione del nostro gruppo caratteristico musicale La Matta di San Costanzo, che in questo caso ritorna a camminare per le strade del nostro paese. Vi invito anche a visitare il bellissimo Palazzo Cassi e chiaramente sarà aperto anche il nostro gioiello, Teatro della Concordia di San Costanzo. Quella in programma domenica sarà la prima sagra polentara di San Costanzo, completamente organizzata dal nuovo direttivo della Proloco. Un grazie in particolare di cuore ai volontari, al presidente della Proloco, al consiglio direttivo, ma a tutti i volontari che stanno impegnandosi anche quest'anno per rievocare una sagra importante che ha una storia di 213 anni. È chiaro che in tutto ciò c'è bisogno dell'aiuto delle istituzioni. Sempre di più puntiamo ai prodotti del territorio, ai prodotti enogastronomici e nel frattempo che proponiamo e promuoviamo i prodotti del nostro territorio, promuoviamo anche le nostre bellezze artistiche e architettoniche che abbiamo nei nostri borghi. L'ingresso alla sagra sarà gratuito e il programma prevede tanti eventi per grandi e bambini. La polenta, come di consueto, sarà cotta nei classici paioli di rame, stesa su panieri di legno e condita con il ragù tramandato di generazione in generazione. Verrà servita anche la pizza impastata con la farina dell'azienda agricola Mattioli e cotta sulla bicicletta di Michele Lucarelli. Il giovane di San Costanzo, emigrato in Danimarca, che ha creato il meraviglioso Bike & Bake, una pizzeria a pedali itinerante con tanto di forno a legna, nata dalla passione per la cucina italiana e quella danese per le due ruote. La sagra polentara, giunta alla 213esima edizione, è ormai alle porte. Quando si taglia...